capire la vicenda che questa fabbrica sta vivendo, è necessario fare un escurso storico. È la fabbrica simbolo della città perché è la più longeva del comune di Mantova. Sorge sulle rive del lago nel 1902, quindi ha una storia di 111 anni, per iniziativa di due milanesi, due imprenditori milanesi. Dopo pochi anni avremo la ceramica di Mantova e queste sono le due realtà industriali che per i primi decenni di quel secolo rappresenteranno l'industria a Mantova. Nel 1932 la fabbrica venne acquisita da Burgo, tuttora la denominazione è ancora Cartiere Burgo. Ciò che non riuscirono due guerre mondiali, ci riuscirono il gruppo dirigente attuale. Dal 9 di febbraio di quest'anno la fabbrica è ferma. È doloroso fare questa considerazione perché questa è una fabbrica che ha contribuito a costruire la storia del territorio. A me piace ricordare, quando abbiamo dei momenti come questi, alcuni episodi molto brevi che mi consentono di far percepire quello che prima abbiamo detto, cioè una fabbrica che ha contribuito a costruire la memoria collettiva di questo territorio. Si badi bene, sono costretto a dire non le fabbriche, non l'assetto industriale, ma la fabbrica, in quanto in quegli anni la realtà era quella che prima sommariamente ho delineato. Leggo un racconto di un ex lavoratore di questa fabbrica. All'inizio del 38 arrivavano in cartiera dei mucchi di libri da mandare al macero, libri che erano stati messi all'indice dal fascismo. Il regime stava facendo pulizia dappertutto e in cartiera arrivavano dei carichi di questi libri. Io ci ho messo le mani sopra e, avendo tempo di notte, ho cominciato a leggerne e ne ho passati alcuni anche a Battista Scaravelli, un militante storico dello stabilimento, un operaio che mi sembrava in sintonia con me. Il clima è chiaro, eh? Dopo qualche anno arriverà in cartiera un altro compagno, puntini puntini, c'erano dei libri che dicevano una cosa e degli altri che dicevano il contrario, ti mettevano una gran confusione in testa. Però su tutti era Stalin quello che prevaleva, gli altri per me stavano ai margini. La mia formazione politica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questa fabbrica si è svolto un paradosso. Il regime voleva distruggere la capacità di discernere, di fare politica, eccetera, e invece in quegli anni dove il regime ormai era plebiscitario, perché stiamo parlando del 38, di fatto ha creato le condizioni perché qui si formasse un gruppo di resistenti. La resistenza mantovana nasce all'interno di questo stabilimento. In cartiera c'erano anche altri che facevano la stessa cosa. C'erano per esempio i fratelli Vanzini, eravamo circa in 12, quindi 3-12, la costruzione prosegue. La prova è questa, dice il narratore, che io ho avuto modo di conoscere, loro no, per questioni anagrafiche. L'8 settembre noi dalla cartiera non abbiamo aspettato ordini da nessuno. A quel tempo in fabbrica c'erano 24 guardie armate
e quando sono scappate via hanno lasciato 24 moschetti. 16 di questi fucili sono finiti al Frassine, da Scardovelli, 8 a Marmirolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questa narrazione c'è la prova che nasce dentro questa realtà il gruppo di resistenti. La generazione mia entrò in fabbrica attorno agli anni 60, i primi anni 60, dove ci fu un forte incremento dei livelli occupazionali, perché in quegli anni sorgeva la nuova fabbrica, quella di Nervi. In quell'epoca gli occupati erano circa 700. Noi abbiamo conosciuto questi operai, cioè classe operaia, e attraverso una rottura generazionale, conflittuale, paradossalmente, si è costruito il sindacato, che poi ha gestito la fabbrica per, diciamo, un 3 decenni, dai 2 ai 3 decenni. Quando dico rapporto conflittuale non va inteso in quella forma degenerata che adesso era dalla serie, che rimaneva una stima profondissima. C'erano le discussioni più calde, più, ma il rapporto interpersonale di riconoscimento di essere gruppo dirigente e quindi di caricarsi di responsabilità sul futuro di questa fabbrica, insomma, veniva riconosciuto a tutti. Un rapporto dialettico molto, molto forte, che ci ha consentito di evitare che questa fabbrica chiudesse 20 anni fa. È una fabbrica che ha sempre prodotto carta per quotidiano, vale a dire una carta che aveva un valore politico strategico, carta per quotidiano, quotidiani, sistema dell'informazione, e in quegli anni la produzione di carta per quotidiano andò totalmente in crisi, in quanto veniva prodotta con materia prima nobile di importazione, con prezzi tali che non consentiva l'equilibrio fra i costi e i ricavi. Lì iniziamo una lunghissima vertenza durata ben 18 mesi con azioni di sciopero molto colibrate della serie bisogna resistere un minuto in più del padrone, quindi 2 ore di sciopero al giorno per ottenere un modo diverso di produrre la carta per quotidiano. Anziché utilizzare il legname, la cellulosa, qui abbiamo una rassegna fotografica che evidenzia come si produceva in quei tempi, legname che veniva importato dal nord Europa, dai paesi scandinavi, per utilizzare, pensate bene, le foreste che invece crescevano ogni notte nei nostri cassonetti, cioè il macero. Quindi il rifiuto che viene sottratto alle discariche, che diventa una risorsa, una materia prima, che abbatte subito i costi di produzione, che abbatte il consumo energetico, e lì per 20 anni, come poi è accaduto in tutta Europa e non solo in Europa, carta per quotidiano utilizzando la cartaccia che finiva nei cassonetti, proprio i giornali che noi personalmente andavamo a conferire alla sera o alla mattina sotto casa nostra. Però la concorrenza in questi anni si è fatta sempre più agguerrita in virtù del fatto che la carta per quotidiani è diventata una commodity, diciamo, in via di superamento. I quotidiani non spariranno, però possiamo prevedere che se l'anno scorso abbiamo venduto poco meno di 4 milioni di copie, forse fra qualche anno saremo tranquillamente al di sotto dei 2 milioni. E quindi la carta per quotidiano che si produrrà verrà fatta dai punti forti del settore cartario europeo. Noi non siamo più un punto forte, un dato veloce, insomma, di ordine tecnico,
il foglio che esce da questa macchina è largo 7 metri e esce a una velocità di 1200 metri al minuto, sì, è proprio così, 1,2 km in un minuto. Sembra una cosa astronomica, però la concorrenza ormai ha dei fogli che sono larghi 10 metri e ogni minuto sparano fuori 2 km di foglio, quindi non c'è partita, cioè lo stabilimento è fuori mercato. Noi abbiamo ovviamente percepito il cambiamento che stava intervenendo, che è così riassumibile la piattaforma carta che veicolava i testi, le immagini, è ormai in fase di sostituzione da un'altra piattaforma, piattaforma digitale. Chi è che non legge il quotidiano online? Chi è che non accoglie le offerte che ormai arrivano da tutte le testate di utilizzare il tablet magari in forma gratuita con abbonamenti? Beh, insomma, è il futuro. E quindi noi abbiamo posto all'azienda l'esigenza di riconvertire la classica riconversione produttiva. La richiesta però non è stata fatta adesso, no, è stata fatta già da 5-6 anni. Ecco, però l'azienda probabilmente ha valutato che i tempi di questa rivoluzione sarebbero stati molto più lunghi rispetto a quanto sta accadendo, con errori d'analisi paradossale. Vale a dire, c'è ancora qualcuno, penso che però numericamente siano in forte diminuzione ogni mese che passa, che ritiene che qualora arrivi la ripresa, la vendita dei quotidiani possa aumentare. Ecco, per noi è un errore micidiale, perché il leggere o non leggere il quotidiano cartaceo è un fatto culturale, e se ripresa ci sarà, sicuramente non aumentano le vendite dei quotidiani, ma aumenteranno le vendite dei tablet, delle tecnologie che danno, fra molte possibilità, anche la possibilità di leggere il quotidiano. E poi ci sono degli elementi che, insomma, non possono essere sottovalutati. Quando io prendo il quotidiano cartaceo, lo leggo al mattino, gli aggiornamenti della notizia letti oggi li vedo l'indomani, se riprendo il, ecco, se invece vado sull'online dopo 2 ore, magari mentre bevo il caffè alla mattina, vedo già cos'è cambiato rispetto al pezzo. Insomma, voglio dire, era un dato scontato. Perché non ci sono arrivati? Beh, insomma, qui adesso bisognerebbe aprire un lungo discorso sulle capacità del cosiddetto capitalismo, ammesso che esista, italiano. Comunque, noi abbiamo fatto una proposta concreta: basta produrre carta per quotidiano, andiamo a produrre carte per fabbricare i vari tipi di cartone da utilizzare nel packaging, le varie scatole, scatolette, dall'astuccio della cardiospirina alla scatola di scarpe della Nike. Sì, per queste cose guardo i giovani, perché vale a dire una produzione che non impatta con i byte, anzi, che potrebbe avere, sulla base di attestare, insomma, i consumi in una logica di compatibilità ambientale, un ulteriore sviluppo. Penso che ormai tutti abbiano compreso che la carta è biodegradabile, che il sacchetto di carta è biodegradabile molto di più della plastica cosiddetta biodegradabile. Ecco, poi lì bisogna discutere cos'è questa biodegradabilità della plastica. Comunque mi pare che ci sia una sensibilità di carattere generale che va ogni giorno, usiamo questo termine, a crescere. La Burgo ha rifiutato questa nostra richiesta, ha fermato la fabbrica, come abbiamo detto, e noi siamo qui per un nuovo inizio, vale a dire per trovare un imprenditore che sia dentro questo settore e che possa garantire la ripresa dell'attività produttiva. È un settore che ha un suo interesse anche di ordine generale, non solo per quanto concerne lo stabilimento di Mantova, nel senso che il paese è importatore dall'estero di questo tipo di carta per 1.300.000 tonnellate. Teniamo presente che questa
fabbrica riconvertita potrebbe al massimo produrre, e sarebbe un grande risultato, 250-300.000 tonnellate all'anno, quindi voglio dire non sarebbe uno scompiglio nel panorama generale, sto parlando del panorama europeo, dei produttori di questo tipo di carta, che avrebbe come risultato di far riprendere lo stabilimento, di continuarne la sua storia, qualora riuscissimo in questo obiettivo, cioè di un nuovo inizio, i livelli occupazionali sarebbero decisamente inferiori. Però parliamo di nuovo inizio, quindi per noi è importante riaprire la fabbrica, ripartire con la produzione, insediarci dentro questo nuovo settore, diciamo, cartario, e poi, perché no, lavorare non per il giorno stesso o per il giorno dopo, come spesso si fa in questo paese, ma lavorare per gli anni successivi e vedere come si può ulteriormente rafforzare questa fase iniziale di ripresa con uno sviluppo che ci porti ad incrementare i livelli occupazionali, perché il sito si presta, non siamo in una zona congestionata, si potrebbe parlare di chilometri quadrati di area disponibile, anche da un punto di vista logistico ci troviamo in un incrocio di autostrade a qualche chilometro dallo stabilimento, interessante, insomma voglio dire esistono delle condizioni che ci possono far pensare che dopo una ripresa dell'attività produttiva possa anche seguire, se saremo bravi, se gli imprenditori che prenderanno in gestione lo stabilimento, più che prendono in gestione si tratta di acquistarlo, sapranno essere all'altezza, insomma, della sfida che comunque bisogna giocare per salvare, ecco, questo stabilimento. Penso di poter portar via 3 minuti sull'attualità più vicina. Abbiamo una risposta della nostra realtà territoriale, dei cittadini, sul piano della solidarietà veramente straordinaria. Gli episodi sono innumerevoli. Comunque, mentre siamo qui che discorriamo fra di noi, forse si intravede alle nostre spalle una mostra che è nell'ambito del MAC, Mostra d'Arte Contemporanea, che si tiene in tutta Italia, che si è tenuta, scusate, il 5 di ottobre, e gli artisti mantovani hanno deciso di tenere questa iniziativa, che è di carattere nazionale, qui in stabilimento nella sala mensa. Sorrido perché insomma non ci aspettavamo una cosa del genere, per dire che siamo rimasti stupiti del livello di solidarietà e la premessa che gli organizzatori hanno posto per aderire a questa iniziativa ai vari artisti era che le opere dovevano essere su carta, ecco. Quindi voglio dire, c'è stata una sintonia incredibile, addirittura qualche artista ha prodotto delle opere sul tipo di carta che noi vorremmo, ecco, produrre con il nostro nuovo inizio. Ci aiuta moltissimo in questa fase, ecco, un aspetto di cui abbiamo pochissimo merito, la struttura dello stabilimento. È un'opera d'arte, è stata progettata da Nervi, difatti per noi mantovani è la fabbrica sospesa, insomma, è su tutti i manuali di architettura, adesso è rappresentata in una mostra a Bruxelles ed è una mostra che sta facendo, assieme alle altre opere di Nervi, il giro di tutto il mondo. Gli artisti che hanno partecipato al MAC hanno fatto partire, con noi ovviamente, un appello per vincolare la struttura da un punto di vista architettonico, con il chiaro intento di non vincolarla, come forse è giusto in talune realtà, ad un destino di trasformazione dal produttivo al terziario, mi spiego meglio, insomma, non vincolarla per farla diventare un museo, è la cosa che vogliamo evitare. L'appello, e ci sono già qualche migliaia di firme raccolte, da presentare ovviamente alla sovrintendenza dei beni artistici
progettistici, architettonici, eccetera, 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 è finalizzato a vincolare la costruzione alla sua vocazione industriale e all'occupazione.